Benvenute e benvenuti, siamo con la dottoressa Eva Colombo, che è la direttrice generale della ASL di Vercelli. Buongiorno dottoressa, grazie per aver Buongiorno. accettato il nostro invito. Lei è un ambassador della sanità italiana, quella community di manager che si incontra e si confronta su quello che sono i temi caldi e più importanti che riguardano il nostro sistema sanitario, affinché questo possa essere sempre più al passo coi tempi e rispondere a quelle che sono le esigenze di cura della nostra popolazione. L'ultima convention FIASO ha messo a fuoco strategie, obiettivi, sfide, e proprio per migliorare il sistema sanitario del nostro paese. Al centro di questa convention io ho notato ci siano state parole come sostenibilità del sistema, organizzazione, valorizzazione e formazione delle risorse umane, poi open innovation, insomma, parole chiave per una sanità che si fondi veramente sulla contemporaneità. Ora però sappiamo bene quanto queste parole debbano essere declinate, essere rese fattuali. A maggio prossimo all'ospedale Caldarelli di Napoli, in partnership con l'azienda ospedaliera universitaria Federico II, si terrà la terza edizione degli Open Meeting Grandi Ospedali. Allora, secondo lei, questa iniziativa quanto può rappresentare un filo ideale che tiene insieme quegli obiettivi, quei grandi temi, quelle parole chiave per declinarli sempre di più come tappa fondamentale per renderli attuabili? Sì, allora innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Come lei appunto ha evidenziato, alla convention FIASO sono state affrontate diverse tematiche, dalla ricerca alla sperimentazione clinica, gli ospedali del futuro, la digitalizzazione, l'innovazione, il tema della fruibilità dei dati della ricerca come generatore di innovazione in sanità, il tema del valore, lo sviluppo della sanità territoriale, le grandi apparecchiature e non da ultimo, che è il tavolo che ho seguito direttamente, quello relativo al personale. È chiaro che tutte queste tematiche avevano un unico filo conduttore ed era l'obiettivo che FIASO voleva porre in evidenza, che era il tema della necessità di fare innovazione, che è Di il un tema cambio di fondamentale. rotta, no? Di Come un si è cambio di conosciuto. rotta, necessità di fare innovazione, di cambiare rotta. E perché? Perché è proprio dal nostro lavoro quotidiano che emerge questa necessità di andare a fare innovazione. Oggi le persone che svolgono la professione di direttore generale sono persone che devono avere delle competenze poliedriche e se non ne hanno, devono comunque avere la consapevolezza della necessità di avvalersi di tecnici che le abbiano e che possano supportarli concretamente, perché ovviamente un direttore generale ha una sua specificità e non ha delle competenze in tutte le materie. Quindi è fondamentale per noi comprendere i problemi, sapere dove arrivare e soprattutto come muoversi per risolvere questi problemi. Fondamentalmente noi come comunità FIASO siamo partiti con l'idea di supportare i direttori generali attraverso degli studi, delle ricerche, degli approfondimenti sui temi strategici per la sanità, proprio perché è una federazione di parte datoriale. Noi direttori generali abbiamo moltissime responsabilità, dall'amministrativo contabile alla penale anche, che non è roba da poco. E quindi FIASO ha creato questa comunità degli ambassador, che è rappresentata appunto dai direttori dei grandi ospedali, e cui partecipano anche i vicepresidenti. Il motivo di fondo qual è? Sicuramente i direttori dei grandi ospedali sono quelli che hanno i maggiori problemi, le maggiori complessità. Una grande azienda vuol dire avere grandi problemi. I vicepresidenti non necessariamente sono direttori di grandi ospedali, ma essendo portatori delle istanze dei colleghi, sono quelli che maggiormente conoscono le problematiche che sono presenti sul territorio italiano. Quindi è importantissimo questo percorso dei grandi ospedali in continuità ed è necessariamente in continuità con la convention FIASO, perché è un percorso che vede la collaborazione dei massimi direttori, dei vicepresidenti dell'industria, delle società scientifiche che hanno iniziato appunto a incontrarsi a Firenze e a Roma e proseguiranno in continuità il loro percorso su Napoli, proprio con l'obiettivo di conoscere
confrontarsi, di andare a condividere delle esperienze, di approfondire le conoscenze, di comprendere soprattutto insieme dove le norme, le regole del sistema a livello nazionale, ma anche a livello regionale, non sono adeguate. E questo perché la spinta al cambiamento deve arrivare da chi lavora sul campo. Quindi grandi ospedali ha anche questa finalità, cogliere da chi lavora sul territorio, da chi lavora tutti i giorni a contatto con i problemi, quali sono le criticità, ma soprattutto condividere delle possibili soluzioni, proprio perché in questo caso si può dire che l'unione fa la forza. Quindi progetto Grandi Ospedali come punto di incontro dove tutti possono fare proposte. Sarebbe veramente però utile che a questi eventi fosse maggiormente presente anche la parte politica, perché e giustamente i direttori si confrontano, però la parte politica è importante che colga in questi momenti l'opportunità per comprendere dove la legislazione deve essere cambiata, perché soltanto cambiando la legislazione possiamo migliorare. Perché io dico questo, noi leggiamo i giornali tutti i giorni di cosa si parla, di pronto soccorso, di mala sanità, di liste d'attesa, mancanza dei posti letto, ma questa è la parte finale che è quella che si vede in superficie, ma dietro quali sono le problematiche che i direttori hanno per arrivare a mettere a disposizione questo prodotto finale? Hanno bisogno di tutto quello che contorna l'attività core, quindi di ospedali all'avanguardia, di tecnologie, di grandi attrezzature, di grandi investimenti. E questi momenti di incontro, proprio in grandi ospedali, sono l'opportunità per fare il punto su questa situazione, per dare una spinta innovativa affinché la politica si faccia carico dell'importanza di investire sui grandi ospedali, sugli ospedali in genere, sulle aziende sanitarie, e quindi per promuovere anche quali potranno essere le strade da intraprendere. Quindi l'iniziativa degli open meeting sono fortemente innovativi, no? Proprio perché sì, sono sicuramente tavoli, un po' come lei sì. ha raccontato, metta sul piatto i punti di caduta che i decisori sì. politici devono ascoltare e comprendere, e dall'altra parte forse probabilmente quello che spesso dimentichiamo, le tante best practice che invece esatto. nelle varie situazioni si trovano all'interno delle varie sanità regionali. Esatto. Io, dottoressa, la ringrazio, le auguro una buona giornata, le auguro soprattutto buon lavoro e mi auguro di rincontrarla a Napoli. Grazie. A maggio prossimo per i nostri open meeting Grandi Ospedali. E grazie di essere stato. È stato un piacere. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno.